Ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi, come potrete vedere già allo sfondo, ci occuperemo di un traio Nolle, quindi vi faccio vedere tutti i capi che ho acquistato nell'ultimo periodo. Cerco sempre di essere super intenzionale per quanto riguarda shopping, cerco sempre di comprare cose che so che poi continuerò a sfruttare nel tempo. Ovviamente non sono perfetta, ma cerco di fare del mio meglio. È una cosa che sto cercando di evitare sicuramente, quella di cadere nei trend. Ad esempio, un trend di quest'estate sono sicuramente questi vestiti che vedete con queste stampe stile tramonto, con queste stampe quasi stile tie-dye, che sono belle, ma appunto sono il classico capo che sono in trend quest'anno, il prossimo anno magari non saranno più in trend. E quindi sto cercando di fare del mio meglio. Non ce la posso fare, ci sono 40 gradi. I primi tre capi che vi mostro sono tre capi che mi sono stati gentilmente omaggiati dal brand Lily Silk. In realtà, se siete qui ormai da anni, sapete che lavoro e collaboro con il brand Lily Silk da veramente tanto. E non solo io lavoro con loro da anni, ma sono anche un acquirente, sono anche una cliente. Infatti, mamma Maria, 3-4 anni fa le ho regalato una canottiera, un toppettino proprio del brand Lily Silk ed è uno dei suoi toppettini preferiti. Adesso cerco di trovare una foto, un video di mamma Maria con questo toppettino che non penso sia più disponibile perché appunto stiamo parlando di 4 anni fa. Aperto e chiuso parentesi su mamma Maria, ma questo è per farvi capire che molto spesso capita che quando poi io mi trovo bene a lavorare con un brand, ma soprattutto c'è la qualità, è veramente alta, mi trovo poi a fare i regali alle persone a me più care. Poi molto spesso utilizzo anche il mio codice perché sono sempre così, se posso risparmiare perché no. Quindi iniziamo e vi faccio vedere il primo capo che magari avete già anche visto nelle storie. Se non mi seguite su Instagram, mi metto. Ovviamente il mio Instagram qui è questa camicia di seta, ma parliamo di seta di altissima qualità. Questa qui è una camicia gialla. Voi non potete sapere l'ossessione che a me è venuta con questo colore. L'ossessione è nata a maggio. Io a maggio, quando sono venuta in Italia, io e Gio abbiamo fatto un volo. Nel volo Parigi-Milano c'era una bellissima signora che aveva un capo giallo di questo colore. Lei non aveva la camicia, ma aveva un paio di pantaloni. Tra parentesi, sono talmente pazza io. E quando l'ho vista, ho fatto anche una foto. Talmente questo giallo mi è piaciuto ed è da allora che cercavo qualcosa di questo giallo. Quando ho visto questa camicia, me ne sono innamorata follemente perché questa qui, allora, non solo la qualità è altissima, ma è il classico capo che si differenzia, il classico capo che non vedete indossare da tutti, è il classico capo che se indossate la gente vi chiederà e vi farà anche i complimenti nella vita reale. Infatti l'ho indossata a cena questa settimana e la mia amica era del tipo dove hai comprato questa camicia? Perché è un colore particolare e non è il classico appunto colore visto e rivisto, ma soprattutto è classico e sta bene con tantissimi abbinamenti perché sta bene con i jeans chiari o scuri, sta bene con il bianco, cioè veramente la abbino in tantissimi modi e la sfrutterò tantissimo. E devo dire che questa ha accontentato la mia passione per questo colore. Ovviamente non avevo niente nel mio guardaroba di questo colore, ma è pazzesca la qualità, cioè purtroppo lo dico sempre su YouTube, non c'è la possibilità di farvi toccare la qualità di questi capi, ma parliamo di una morbidezza e di una qualità altissima. Questi capi di Lily Silk si lavano e sono semplicissimi da lavare, ma soprattutto non si rovinano nel tempo e la qualità resta così nel tempo, cosa che per me è fondamentale perché se ovviamente acquisto un capo ad un prezzo più elevato, pretendo che ovviamente il capo si mantenga nel tempo e questi articoli di Lily Silk lo fanno assolutamente. Quindi questo è sicuramente, posso dirlo, il mio capo preferito e la cosa che mi ha resa troppo contenta in questo periodo. Poi per quanto riguarda Lily Silk, io l'avevo conosciuto tantissimi anni fa proprio per le federe. Questa qui è una federa di un cuscino in questo bellissimo verde petrolio. All'epoca avevo conosciuto appunto Lily Silk proprio grazie alle federe dei cuscini, perché erano le federe che secondo me avevano il migliore rapporto qualità-prezzo. Le utilizzo da anni, cioè se siete qui da tanto sapete che io utilizzo solo fodere in seta. Le fodere in seta non solo sono, cioè, piacevoli sulla pelle, ma sono anche ottime per i capelli. Voi lo sapete che io utilizzo tutto praticamente di seta, il turbante in seta, la maschera occhi
cuochi in seta il cuscino in seta, perché dopo che provate la seta per queste tipologie di prodotti non tornerete più indietro. E fa veramente la differenza, soprattutto nei capelli. I capelli tendono a spezzarsi di meno e soprattutto anche tendono ad essere meno tipo elettrici. Quindi queste federe sono sempre consigliate del brand da anni e anni, anni. Questo colore è stupendo e appunto ho un lenzuolo di questo colore, quindi queste federe di cuscino si sono aggiunte e sono perfette perché si abbinano perfettamente a questo colore. Tra parentesi, stavo pensando che questo colore sarebbe perfetto per tipo un top. Lily Silk, se sei all'ascolto, creaci un top di questo colore, perché cioè guardate che bello, cioè è proprio ricco questo colore, questo verde petrolio è stupendo, io adoro il verde petrolio, inoltre giallo e verde petrolio, cioè, ci sta benissimo. Ultimissimo capo che ho preso è un capo classico che non avevo all'interno del mio guardaroba perché in passato ne avevo una e l'ho persa. Da quando non ce l'ho devo dire che è un capo che mi mancava nel mio guardaroba ed è una camicia bianca a maniche corte. Anche questa ovviamente 100% seta, anche lei super super morbida. Questa ha anche questa sorta di dettaglio che secondo me è super carina perché la rende anche più casual, insomma si può utilizzare in tantissime occasioni, rientra sicuramente nel mio stile ed è perfetta appunto secondo me sia per cose un po' più formali, quindi se andate in ufficio e non volete letteralmente morire di caldo questa è perfetta perché ovviamente ha maniche corte, è perfetta anche però per qualsiasi uscita un po' più casual. Io utilizzo la camicia bianca a maniche corte in estate come se fosse tipo la mia religione, quindi sono troppo contenta di aver avuto la fortuna di ricevere questi capi e questo capo è appunto entrato nel mio guardaroba e ci resterà perché è un qualcosa che sfrutto tantissimo. Ovviamente di questi capi vi metterò la taglia nel box di informazioni che io ho preso e i link a questi capi. Vi volevo far sapere una cosa specifica, che di questa qui ho preso la taglia M. Io di solito sono una taglia S, ma per questa volevo quel feel oversize con le camicie corte. Non so perché, ma non mi piace avere la camicia troppo attillata, ma mi piace un po' avere la camicia oversize e quindi ho preso la taglia M, che è perfetta. La cosa che poi più mi piace vedere anche l'evoluzione dei brand, devo dire che secondo me Lily Silk è veramente, cioè si è evoluto negli anni, ripeto, essendo che sono stata anche acquirente nel corso degli anni, tra parentesi, la spedizione in Italia è super veloce, soprattutto non c'è neanche il rischio di dogana, quindi non preoccupatevi perché il brand si prende carico delle spese di dogana per voi. Ma la cosa che appunto ho notato del brand è l'attenzione anche nel packaging, ovvero ogni capo è perfettamente impacchettato, cosa che la rende anche perfetta per un regalo, cioè se volete fare un regalo a qualcuno che amate profondamente, se volete farvi un regalo per voi, assolutamente. E l'altra cosa che devo dire che mi è piaciuta tantissimo all'interno del packaging, mettono all'interno queste sorte di card dove ci sono scritte alcune informazioni, vi danno anche un'idea più completa insomma del brand, che ovviamente non solo produce capi di qualità ma sta anche attento all'ambiente. Poi come vi ho detto, tutti i capi e tutti i link li metto ovviamente nel box informazioni. Il brand mi ha dato anche un codice per voi, il codice è franci12 che vi dà un ulteriore 12%. Tutte queste informazioni come sempre vi metto nel box informazioni dove potete trovare l'offerta scritta su carta, come si dice, verba volant scripta manit, quindi come sempre vi invito a controllare il box informazioni dove potete trovare le informazioni più complete. Poi continuando, sapete che sto organizzando il mio matrimonio nel 2024 e ovviamente pian pianino, con molta calma, con molta pazienza, sto iniziando ad acquistare outfit per il mio matrimonio. Sto cercando di farlo pian pianino perché non voglio trovarmi tipo ad aprile in panico perché non ho gli outfit. Voglio outfit già pronti per quella settimana. Non so se ve l'ho detto qui, ma sarà un weekend, sarà venerdì, sabato e domenica. La settimana prima abbiamo un sacco di eventi perché ovviamente abbiamo la maggior parte degli ospiti che arrivano dal Canada, quindi sarà una settimana super impegnata. Quindi essendo come una settimana ho bisogno di una settimana di outfit e quindi pian pianino me la sto prendendo con calma, sto prendendo degli outfit. Allora, il primo capo è stato letteralmente influenzato da un altro try on haul che ho visto qui su YouTube di Giovanna. Dovete sapere che io e Giovanna, se abitassimo nella stessa città, molto probabilmente noi saremmo tipo migliori amiche, perché abbiamo non solo gli stessi gusti per quanto riguarda make up, ma abbiamo anche gli stessi gusti per quanto riguarda vestiario. Nel suo try on haul mostra questo vestito
vestito, un vestito bianco, lungo, stupendo, su di lei era bellissimo, io me la sono rischiata perché ovviamente io e Giovanna abbiamo due corporature completamente diverse, lei è soprattutto altissima, io sono bassissima come ben sapete, quindi ero molto preoccupata da questo fatto, ma devo dire che sono contenta di aver rischiato perché questo vestito è stupendo, è un vestito del brand Yoox che anche qui io non avevo mai sentito, ho scoperto appunto grazie Giovanna, qualità veramente pazzesca, ottima. Non so se tipo questa è una gemma che abbiamo trovato e gli altri capi non sono così, ma questo sta benissimo e sicuramente sarà uno degli outfit che utilizzerò nella settimana del mio matrimonio. Poi, sempre per outfit che io posso utilizzare la settimana del mio matrimonio, ma ovviamente questo lo posso utilizzare anche prima del mio matrimonio, è questa tutina del brand Zimmermann. Niente, io quando l'ho vista questa me ne sono innamorata alla follia. È appunto una tutina a pantaloncino con questa bellissima fantasia. Ovviamente le fantasie Zimmermann sono iconiche. Ho pensato che fosse pazzesca appunto per anche un evento relativo al matrimonio, abbinata ad esempio ad un blazer bianco per una serata d'estate, però appunto la posso sfruttare tantissimo ovviamente anche adesso. Questa qui ve l'avevo fatta vedere su Instagram mesi fa e sono quasi certa di non avervela mai fatta vedere qui su YouTube, quindi ho pensato di mostrarvela oggi e di farvela vedere. Io l'avevo presa in saldo, Zimmerman è un brand che costa tantissimo e quindi io la compro solo se in saldo, in generale cerco di comprare sempre e solo cose che sono in saldo perché al giorno d'oggi comprare cose in saldo è veramente semplice e credo di averla comprata al 30 se non forse 40% di sconto che ovviamente non fa mai male visto che parliamo di Zimmerman. È stupenda, l'unica cosa, posso dirlo, che è un po' noiosetta, ma qui vengo proprio a fare la pignola, e che praticamente questa qui è una tutina. È l'unico modo per fare la pipì e ogni volta togliere tutti i bottoni. Ora, uno dice, vabbè, che problema c'è? È il problema che ci vuole tempo, quindi ogni volta che sono andata in bagno con questa tuta sono stata tipo 10 minuti perché togli i bottoni, fai la pipì, rimetti i bottoni, quindi quella è un po' la cosa noiosetta, devo dire che avrei preferito, non lo so, magari una cerniera e questi bottoni chiusi, non che io l'unico modo per togliermela è dover togliere tutti i bottoni. Continuiamo con un vestito. In realtà questo qui è un vestito copricostume. Posso dire copricostume della discordia perché l'ho mostrato sulle storie di Instagram. Chi dice oh mio Dio Francesca bellissima, chi dice oh mio Dio Francino. Questo qui è un copricostume di ASOS. Io l'ho comprato per una ragione sola. A fine mese abbiamo un matrimonio in California e anche per il matrimonio di questi nostri amici ci sono le celebrazioni di venerdì. Il sabato e la domenica. La domenica c'è una giornata dopo il matrimonio al mare e quindi ho pensato che questo qui potesse essere perfetto perché è un copricostume un po' più elegante, se così possiamo dire, ma poi ho pensato con le spiagge della California, con il vento della California, bellissimo. Ora, come vi ho detto, è un po' della discordia perché alcune di voi mi hanno detto bellissimo, altre danno ragione a Jay che Jay il suo commento è stato che devo smettere di vestirmi come una donna incinta. Persone che siete qui su YouTube, fatemi sapere. A me piace personalmente, però capisco che magari può essere, come dico sempre, not everyone's cup of tea, ma secondo me per quell'occasione è stupendo. Purtroppo questo qui è sold out ed è sold out da mesi. Poi, gli ultimi capi che vi mostro, si tratta di capi di Cézanne. Cézanne è un altro dei miei brand preferiti, ve ne parlo da anni. Alcuni di questi capi mi sono anche stati omaggiati dal brand. Anche qui, se mi seguite su Instagram, vi ho raccontato che mi hanno scritto un'email dicendomi che volevano omaggiarmi alcuni capi per ringraziarmi dell'amore che ho condiviso negli ultimi mesi e negli anni per Cézanne. Devo dire che ovviamente, cioè, fa sempre piacere vedere quando un brand, che non è una cosa che fanno tutti, ti manda un pacco così di sua spontanea volontà senza avere nessun fine dietro, quindi ovviamente è un piacere. Ovviamente i capi che mi sono stati omaggiati vi metto l'asterisco così che voi lo sappiate anche nel box informazioni, ma sapete appunto che Cézanne è proprio uno dei miei brand preferiti, a parte la filosofia del brand, ma in generale lo stile e la qualità. Io lo dico sempre, quando provate i capi di Cézanne poi veramente fate fatica a tornare indietro. È un brand
che io consiglio, soprattutto un brand che secondo me funziona per persone giovani, ma anche per, ad esempio, persone più mature, persone più grandi. Cioè, veramente funziona un po' per tutti perché è uno stile classico che non va mai fuori moda. Alcuni di questi capi, vedrete, sono in realtà anche dei capi che non sono perfetti per questa stagione perché sono più dei capi autunnali, ma l'autunno arriverà. Sapete dove abito io e quindi maglioni, maglioncini, giacchette, giacchettine non sono mai abbastanza e queste qui sono pazzesche. Non so se avete notato un tema nel mio ultimo shopping in generale, che è questo bellissimo colore blu. Sono ossessionata dal colore blu. Non penso che sia un colore che io possa portare tipo per la mia stagione. So che tantissime di voi siete esperte per quanto riguarda l'omocromia, io non ci capisco assolutamente niente. Tendo di solito a comprare i colori che mi piacciono, quindi se il colore mi attira lo compro e lo indosso, indipendentemente che sia parte della mia stagione armocromatica oppure no, ovviamente. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Questo qui è questo bellissimo maglioncino. All'inizio io ero convinta che fosse una giacchetta, ma invece è proprio un cardigan. È un cardigan ovviamente strutturato di lana, quindi super caldo. È perfetto ovviamente non per questa stagione, perché già solo fare il try on haul e provare queste cose per voi, cioè mi merito un mi piace per il caldo che fa in queste settimane. Filmare con le luci dello studio è una vera tortura, se devo proprio essere onesta. Ma appunto, cardigan strutturato che io posso utilizzare anche con tantissime occasioni, che siano appunto ambienti più casual o ambienti più formali. Mi piace tantissimo, qualità altissima, e questo lo puntavo da veramente tanto. Poi, ora vi faccio vedere, e ve li faccio vedere assieme perché in realtà sono abbastanza simili. Sono appunto due jeans di Cézanne, i primi che avevo preso io di mia spontanea, ovviamente. I primi che avevo preso erano questi jeans. Questi qui sono i jeans che si chiamano Marino, che anche qui avevo puntato da una vita, e mi sono convinta a prenderli dopo che io avevo comprato quest'inverno a gennaio dei jeans di Sandro. Sono dei jeans a vita alta, a gamba larga, e ho notato che quei jeans io li utilizzo sempre la sera, cioè quando la sera non so cosa mettermi, mi metto quei jeans. Quindi ho pensato che questi potessero essere il switch perfetto da intercambiare con quelli di Sandro, così che io non mi vesta sempre allo stesso modo. E in effetti sono stupendi, ovviamente li potete utilizzare anche di giorno senza problemi. Sono ovviamente dei jeans a zampa di elefante, ma la cosa stupenda è che, ripeto, io sono bassa, questi jeans mi fanno altissima, cioè sembra che io sia alta 1,80 m, ma in realtà è semplicemente per come il jeans è fatto, quindi perché ovviamente essendo a vita alta, lungo e a zampa, anche noi che siamo basse, secondo me queste tipologie di jeans ci valorizzano. Quindi questo qui è stupendo. Ora, alcuni di voi, quando avevo mostrato questi, sempre su Instagram, mi avevano detto: guarda, Franci, mi piacciono tantissimo. Io non sono convinta molto da questi bottoni. E praticamente, cioè non voglio dire che sono uguali, ma praticamente molto molto simili. Appena proprio arrivati in casa Francesca, sono quest'altri pantaloni che si chiamano le 70, le 70. Sono appunto pantaloni a vita alta, sempre anche loro a zampa. Questi non ho ancora avuto l'opportunità di andarli e farli tagliare dal sarto, e come potete vedere, non ridete, sono estremamente lunghi, quindi sono perfetti se siete altissime, siete a posto perché avete trovato i pantaloni che non vi fa sembrare che avete l'acqua in casa. Se ovviamente siete alte come me, sapete che dovete sempre andare dal sarto, dovete sempre farveli tagliare. E questi, come vi ho detto, se non vi piaceva il dettaglio dei bottoni, questi qui sono semplicemente dei jeans classici con l'apertura classica, e anche questi sono perfetti appunto per, cioè per me, per la sera. Cioè io trovo che, ma pure il lavaggio scuro lo trovo, cioè, così elegante per la sera. Non lo so, magari solo io, fatemi sapere, ma trovo che i lavaggi chiari, tipo ad esempio i jeans che ho oggi, non so come, se potete vederli, li trovo più adatti per il giorno, mentre per la sera preferisco il lavaggio scuro. Mi piacciono tantissimo e sono pazzeschi. I denim di Cézanne sono ottimi. Ho un altro paio di denim bianco e si chiama tipo Le Brut. Raghi, ciao. Io non ho sedere, cioè sono veramente proprio una tavola da surf per quanto riguarda sedere. Quelli mi fanno sembrare che io abbia qualcosa, cioè
Com'è possibile? Non lo so. Altra capo, sempre appunto di Cézanne, in realtà tutti questi capi sono di Cézanne, è questa canottierina. E questa qui è una canottierina bianca che ha questo dettaglio sulle maniche, molto molto bella, molto romantica. Anche qui la puntavo da una vita e dopo aver preso questa bianca adesso le prenderò pian pianino in tutti i colori, perché poi succede sempre così. Inizio con uno e poi pian pianino inizio ad acquistare gli altri colori, se mi trovo bene ovviamente con la qualità e il fitting. Questa qui è stupenda, fatta bene e spessa. Cioè non sono quelle canottierine tipo leggerine. Ha proprio questo effetto stile maglina. In realtà sapete, mi ricorda come effetto, cioè non proprio uguale perché questa è più spessa. Questo vestito di Yuxe come fill, però questa è ancora un po' più spessa e quindi la rende più strutturata, cosa che mi piace anche qui tantissimo e secondo me la rende perfetta anche qui, non solo per il giorno, ma soprattutto per la sera o per, diciamo, eventi di lavoro. Questa qui è stupenda e me la consiglio al 100%. Ultimissimo capo che vi mostro in questo try on haul è anche qui un maglioncino. In realtà Cézanne chiama questo qui gilet, ma è proprio un maglioncino ed è il gilet Gaspard. Ve ne ho citato e ve ne ho parlato anche su Instagram, ma vi ho detto che questa era la mia wishlist autunnale. Questo qui è stato appunto un capo regalato dal brand e la cosa assurda è che io avevo regalato, cioè non io, mia mamma quando è venuta qui in Canada ha comprato questo maglioncino per la mamma di Jay, perché la mamma di Jay ama indossare queste tipologie di cardigan e appunto quando mi fa cosa le regalo, faccio mamma, perché non gli compriamo un cardigan di Cézanne che so che qualità è altissima, prendiamolo e so che le piacerà tantissimo, infatti le è piaciuto tantissimo, so che lo sfrutterà tantissimo quest'inverno. Questo qui è questo cardigan appunto Gaspard di questo bianco che è, cioè per Natale, per l'inverno, voi immaginatevi la neve dietro e io con questo maglioncino stupendo. Poi è bellissimo perché anche dal sito lo fanno vedere, ma si può sia indossare tipo in maniera classica, ovvero come un cardigan classico, oppure lo potete indossare anche così, quindi come se fosse tipo un maglione e poi dietro ci sono i bottoncini. È stupendo. La cosa che mi ha fatto troppo ridere è che quando ho condiviso questi capi sulle storie, una di voi mi ha detto che lei ne ha sei. Cioè, lei ha nel suo armadio 6 di questi cardigan. Ha battuto ovviamente me e credo tutte voi che state qui a guardare questo video, perché voglio trovare qualcuno che abbia più di 6 cardigan di questa ragazza. Cioè, questa ragazza ci ha battuto. Quindi questo è per farvi capire che ovviamente il cardigan è di qualità pazzesca, oppure c'è qualcuno che non ne comprerebbe mai 6, perché 6 è veramente tanto. Però quando qualcosa è di qualità, anche io faccio così. Se trovo qualcosa che mi stia bene, che quindi abbia un bel fit, e la qualità è ottima, poi alla fine mi capita sempre anch'io di comprare almeno due o tre colorazioni da avere nel mio guardaroba perché è sempre comodo. Così non devo pensare, devo solo cambiare colore ed è top. E voilà, da me è veramente tutto. Credo di aver filmato per 45 minuti oggi, spero vivamente che il video non sia 45 minuti per voi, ma spero che questo video vi sia piaciuto come sempre e vi abbia dato qualche ispirazione per il vostro shopping futuro. Queste cose sono tutte France approved, me le vedrete indossare, come si dice qui, over and over and over again, perché sono una persona che tende poi a vestirsi praticamente sempre allo stesso modo. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, come sempre aspetto nei commenti di sapere qual è stato il vostro capo preferito tra quelli che vi ho mostrato. Io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!